Subito con Leo, siamo contentissimi di rivederti finalmente. C'è stata già il pubblico di Busto la scorsa settimana in panchina, ti ha fatto una grandissima accoglienza e poi il ritorno qui, anche se hai giocato pochissimo, ma sappiamo che il tuo rientro deve essere graduale. Sì, mi ha fatto entrare così un attimo, è stato emozionante con tutto il pubblico che mi ha applaudita. L'avevano già fatto domenica scorsa, però qui in casa è tutta un'altra cosa, alla fine il mio palazzetto, il mio pubblico, è stato bello. Parliamo di futuro, ecco, come sarà questo rientro? Pian piano ti stai allenando, sappiamo che hai giocato 3-7 con Crema nell'amichevole, adesso come sarà? Poi ci sta la Bergamo ovviamente, ma ci sarà anche la nazionale. Ma ho cominciato a giocare, non dobbiamo forzare niente, anche perché la squadra sta andando bene. Io devo rientrare piano piano, sono stata fuori 3 mesi, quindi sono tanti. E non c'è alcuna fretta, perciò piano piano rientrerò e poi si penserà anche all'estate. Noi siamo comunque contenti di vederti in campo, ti facciamo veramente un in bocca al lupo. Grazie. E alla prossima match. Simona, invertitevi le postazioni, va, che se no ce la faccio col microfono. E tu invece un grande rientro in Italia, molto, molto importante, dalla Dinamo, torni in Italia, insomma una bella occasione, certo oggi non è stato l'esordio migliore, però c'è anche un momento di rodaggio anche per te con la squadra ovviamente. Beh, sicuramente, io ho fatto solo un allenamento, ma questa non è una giustificazione, sicuramente bisogna prendere un po' di feeling con le altre giocatrici. E niente, l'entusiasmo c'è, la voglia c'è, la squadra è una buona squadra. Ecco, come ti è sembrato l'ambiente? Bravissime, un bel ambiente, so che al palazzetto c'è un'arena, non un palazzetto normale dove giocare, per cui insomma la prossima domenica sarà una nuova esperienza, però tutto positivo, dai, piano piano anche noi roderemo verso il meglio. Praticamente è stato come allenarsi in nazionale, perché si è trovato davanti, vinte la Bosetti, la Righetti, è stato proprio una rimpatriata. La nazionale qui a Bergamo. Sì, è un po' diverso perché giocavo io. Contro chi? Insomma, alla fine sono forti giocatrici, per cui è dura, eh? No, è un bello stimolo comunque, è un bello stimolo. Sì, sì, sì. Cosa, ecco, per chiudere, cosa ti aspetti da questo rientro in Italia? Io non lo so quello che mi aspetto, io faccio il meglio, poi quello che viene viene, del resto devo dire non è facile, anche l'emozione era tanta perché dopo 3 anni rientrare in Italia, certo. E insomma non è così semplice neanche per me che sono diciamo una veterana, però insomma si fa del meglio, poi vediamo, quello che viene viene, un passo alla volta. Con la Dinamo comunque una grande esperienza. L'esperienza, ma non è ancora finita oltretutto. Certo, sei in prestito, lo ricordiamo che è in prestito qui a Conegliano e poi si vedrà. E insomma noi salutiamo Simona Gioli, Leo Lo Bianco, in bocca al lupo di nuovo. E alla fine scoprirà che cosa c'è qua dentro. Cosa c'è qua dentro? No, veramente non lo farò. No. Ecco, lasciamola. Abbiamo anche evidenza. Simona, non lo farò mai più. Abbiamo anche evidenziato la tua ricercatezza nelle scarpe, nel trovare i colori identici alla maglietta. Ci crederai che ho comprato le scarpe e oggi mi hanno dato la maglia. Ma Simona, scusami, mi è arrivato un sms da parte di un mio carissimo amico telespettatore. Mi ha detto: allora, se la Gioli così ricercata e accurata, vuol sapere il colore del reggiseno. Vabbè. Giallo. Giallo. Sì. È del si può dire? Non ce le ho. Scherzo! Ciao Simona, ciao. Spettacolo Gioli!